Confartigianato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079 280698. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee. Telefono 079 271280. L'ostello di Via Duca degli Abruzzi non chiude. A smentire l'informazione circolata su un gruppo Facebook locale, l'assessore ai servizi sociali Antonello Sassu, ieri in consiglio comunale. Il centro emergenza freddo del comune, gestito dalla Caritas e attivo in città dal 2012, offre rifugio ai senza tetto e, riferisce Sassu, continuerà nella sua opera di accoglienza. La precisazione sul dormitorio è avvenuta all'interno di una seduta consiliare piuttosto breve. A tenere banco la mozione presentata da Mariolino Andria sull'istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità. Ginesio e Deiana e i suoi sostenitori, mentre la maggioranza, a cui si è aggiunta Carla Fundoni del PD, hanno invitato il capogruppo del misto di minoranza ad approfondire la materia in quinta commissione. Il sindaco Campus si è soffermato poi sull'assenza di competenze dell'amministrazione comunale per legiferare su una questione così delicata. A fine lavori è approvata la mozione dei 5 Stelle, Laura Seri e Federico Sias, per la selezione di associazioni del terzo settore che vogliano collaborare alla promozione di azioni di inclusione sociale, in particolare per le attività collegate al PUC. È un periodo difficile, ma abbiamo le risposte concrete per supportare il sistema imprenditoriale sassarese, quanto assicurato il presidente della Finart, Marco Rau, in risposta alle oltre 750 imprese assistite. Nel 2019 sono stati erogati 9 milioni di finanziamenti per combattere la crisi determinata dalla pandemia. Sono stati messi a disposizione dal consorzio Fidi della Confartigianato 500.000 euro di garanzie agevolate. Le imprese artigiane sassaresi hanno fame di credito e di erogazioni, ha precisato Rau, e con Fidi Finart è la risposta. I dati sono emersi dal bilancio 2019 del consorzio, presentato al presidente del consiglio di amministrazione Rau e approvato dall'assemblea dei soci dell'organismo di garanzia per le imprese artigiane che opera sull'intera provincia di Sassari, supportando le aziende nell'accesso al credito e assistendole anche nella ricerca del giusto finanziamento. Lo scorso anno la struttura della Confartigianato ha istruito 81 pratiche di finanziamento, maturato un totale di nuovi affidamenti deliberati pari a 512.000 euro per un totale garantito di 285.000 euro e pratiche di rinnovo degli affidamenti a breve termine pari a 1.221.000 euro per un totale garantito di 631.000 euro. La peste suina è superata. Esordisce così durante l'Assemblea nazionale dell'organizzazione, tenutasi ieri mattina a Roma, il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini. All'incontro ha partecipato anche il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Qualbu, soddisfatto della decisione presa da Prandini, che ha dato il via libera alle esportazioni della carne suina, uno dei prodotti alimentari che più caratterizza l'isola. È da oltre 40 anni, infatti, che la Sardegna lotta per la peste suina e da 10 anni, invece, che si scontra per riottenere l'esportazione oltre i confini. Il via libera dunque ce lo siamo meritati sul campo, ha dichiarato il presidente Coldiretti Sardegna Battista Qualbu, e lo dobbiamo a quelle aziende che con grandissime difficoltà e rischi, ma con tanta consapevolezza e duro lavoro, hanno resistito tenendo in piedi il comparto e rappresentando un esempio non solo per la Sardegna ma anche fuori. Tutto ciò è stato reso possibile dalla firma del decreto interministeriale che attesta con un'etichetta sul prodotto la provenienza italiana della carne suina, ponendo fine così alla contraffazione con carne olandese e tedesca spacciata per quella nostrana. Barocco e neoclassicismo, due stili, due epoche per due interpreti, Federico Sanna e Cristina Mura del duo Musa. Flautista il primo, chitarrista la seconda, saranno i protagonisti questa sera alle 21 del quarto appuntamento della rassegna Musica al Polo in via Montegrappa. L'esibizione, a cura dell'Associazione Culturale Inter Artes, vede un programma eterogeneo, caratterizzato dalle opere di compositori e didatti, dall'eclettico Georg Philipp Telemann, con i suoi impasti di stile galante e rapsodico, all'Eitor
Villa Lobos, che fonde folk e Bach fino al tradizionalismo illuminato di Franco Margola con i suoi 4 episodi. I due esecutori, sardi e giovanissimi, si sono formati entrambi nella fucina di talenti del Conservatorio di Musica Luigi Canepa di Sassari, dove hanno dato l'avvio alla collaborazione reciproca sotto la guida e il supporto dei maestri Roberto Masala e Carmelita Scano. Molte le performance dei due, tra cui la prima esecuzione della serenata del compositore sassarese Roberto Piana. Il concerto di stasera rientra nel cartellone organizzato da 7 associazioni sarde più il Canepa, che darà vita a 2 mesi di musica e 28 eventi tra classica, jazz, blues e reggae, sempre nella cornice del Polo Tecnico di Via Montegrappa, reso disponibile dall'Istituto Superiore de Villa. Giovedì 23 luglio prossimo alle 21 si svolgerà ad Alghero, nella Cattedrale di Santa Maria, il terzo appuntamento concertistico della 20ª edizione della Rassegna Internazionale Organistica, manifestazione organizzata dall'Associazione Arte in Musica sotto la direzione artistica del maestro Ugo Spanu e rientrante nell'ambito del più vasto Festival del Mediterraneo diretto artisticamente dal maestro Antonio Mura. Si esibiranno Sara Pirroni, Efisio Aresu, Benedetta Porcedda e Domenico Lavena, allievi della classe d'organo del maestro Angelo Castaldo del Conservatorio Pierluigi da Palestrina di Cagliari. Sara Pirroni eseguirà la Fantasia in Re minore XD di Wickman, il preludio Fuga e Ciaccona 137 di Dietrich Buxtehude, il preludio e Fuga in Re minore di Bohm e il preludio e Fuga in Re minore di Lübeck. Efisio Aresu si cimenterà nel cantabile in Si maggiore dai Trois pièces pour grand orgue di Franck, nella terza sonata opera 65 in La maggiore di Mendelssohn Bartholdy e Bach's Memento Matthäus Final di Widor. Benedetta Porcedda eseguirà la finale dalla prima sinfonia per grand organo opera 14 di Vierne, mentre Domenico Lavena effettuerà un'improvvisazione. L'ingresso è libero nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. La manifestazione gode del contributo e patrocinio dell'assessorato alla pubblica istruzione della Regione, della Presidenza del Consiglio regionale, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero e del supporto delle diocesi di Alghero Bosa e Sassari. Nuova Capolino, ama la tua casa. Vieni a visitarci su www.nuovacapolino.it. Sogno di una mezza estate è lo slogan dell'evento di City & City, Sardegna Summer Events. 3 appuntamenti imperdibili, il 26 e il 27 luglio e il 12 settembre, nella suggestiva cornice del complesso nuragico Palmavera di Alghero. Jazz, moda, cultura ed enogastronomia si incontrano per la prima volta nell'ambito del progetto Salute e Trigu, dell'associazione culturale del magazine City & City, in collaborazione con la Camera di Commercio di Sassari, il Ministero dei Beni Culturali e la Fondazione Sardegna Alghero. 3 serate con degustazione di prodotti enogastronomici tipici, forniti da aziende locali che potranno far conoscere le loro produzioni in un percorso di degustazione. Anche le installazioni che accoglieranno il pubblico avranno un impatto visivo ridotto al minimo, per lasciare intatto il fascino del sito archeologico. A corredo delle iniziative del magazine dell'associazione culturale City & City, l'app My City Local per conoscere gli eventi estivi in tutta l'isola. A raccontare il Sardegna Summer Events, l'editore di City & City, Andrea Loi. In questo evento si è voluto esaltare il mistero millenario della civiltà nuragica con l'eleganza e la creatività della moda dei nostri stilisti. Vi aspetto al Nuraghe Palmavera di Alghero domenica dalle ore 21. Dal mondo dei giovani artisti nella città di Sassari emerge Carlo Benenatti, musicista rapper, nome d'arte Picca. Entra a far parte del mondo dello spettacolo nel 2013, quando sale per la prima volta su un palco e decide di far diventare la sua passione un lavoro. Inizia così a collaborare alla realizzazione di alcuni album e featuring con artisti emergenti locali. Pubblica sui vari canali social, fino ad arrivare ad un momento buio in cui Picca interrompe la sua attività pubblica, senza però smettere di vivere e comporre la musica, fino al 2018, quando si trasferisce a Milano e trova la sua vera identità artistica, realizzando il primo album da solista, Glamour, di cui sono stati resi noti all'inizio del mese i primi 2 singoli. L'intero album sarà pubblicato su tutte le piattaforme digitali lunedì 27 luglio. La Glamour è una raccolta di 7 tracce realizzata durante il periodo di quarantena, ovvero scritte e fatti provini durante il periodo di quarantena, e ultimata a livello di mix e master in studio a Milano. Si possono trovare all'interno del progetto
diciamo, dalla traccia un po' più leggera e goliardica a quella un po' più intima e emotiva. Il sound è abbastanza vario, non lo definirei prettamente rap o trap, ma è un po' figlio di diverse influenze, soprattutto comunque nell'ambito urban. C'è una forte presenza di influenze della scena latina. Puoi salire da me, vuoi venire lì già.